Ciao a tutti, io sono Valeria. Io sono Luisa e noi siamo i Willy. Ed oggi siamo tornati con un nuovo infregio. Iniziamo. Allora, donna di 21 anni, ho più baffi di mio fratello di 25 anni, ha vinto tutto. Allora, più o meno la stessa cosa di me e Luisa, lei ha più baffi. Sei serio? Ma mi hai vista? Cioè. Allora, ok, Luisa non è baffi, ma manco io, quindi... Allora, uomo di 22 anni, l'altro giorno in camera mia non sapevo cosa fare, allora disse dovevo scorreggiare, ho preso un accendino e ho fatto una scorreggia infuocata. Il punto è che mio papà mi ha visto dalla finestra. Allora, che questa cosa mi ricorda una cosa che è successa in vacanza, ovvero Salvatore che decide, con la splendida idea ovviamente, molto intelligente, di prendere un accendino e di, vabbè, il resto ve lo lascio immaginare, più o meno come ha fatto questo ragazzo. Più o meno sta prendendo fuoco tutta la casa, quindi... Casa! Uomo di 17 anni, una volta giocando a nascondino a casa di un mio amico, era andato a nascondermi nel bagno e dentro c'era sua nonna che cagava, che schifo, non riuscirò mai a scordarlo. Ma quanto ti aiuta, a parte la nonna genio che non chiude la porta, cazzo, potresti chiuderla una volta ogni tanto, non fa. Immagino poi arriva quel ragazzo, tipo traumatizzato a vita, non potrà più entrare in bagno. Piccolo bambino che tipo, ma poi la nonna, che si... ragazzi, è un incubo vedere la propria nonna nuda o comunque in posizione... Una nonna in generale nuda. Sì. Basta, uomo di 16 anni, sono 2 anni che vengo e lo shampoo il mio fratello perché mi cancellò il salvataggio ai Pokémon. Allora, smettete di venire nei shampoo delle altre persone, Christian, ma ci provano gusto, non lo so, magari i colori sono simili, cioè che problemi hanno? Allora, secondo me invece ha fatto benissimo questa volta a farlo, perché, cioè, i Pokémon, gli ha cancellato il salvataggio, è minimo. Sarebbe una cosa molto alla teoria. Sì, sì. Subito l'avrei fatto, cioè i Pokémon, capite? I Pokémon, ma ti pare che uno si mette a correre? Mi censura. Uomo di 18 anni. A scuola prendo ogni tanto il telefono e faccio le foto ai miei amici e gliele mando con un numero privato dicendo guarda che ti servo. E mi piace, geniale, allora questo io... Questo video è Valerio, cioè. Faceva la stessa cosa quest'anno. Allora, dicevo a lei di mandarmi delle foto di una nostra amica che sta in classe sua. E poi le mandavo i messaggi, ti sto guardando, sono fuori la finestra, cose simili. Donna di 18 anni, l'altro giorno al centro commerciale ho parlato interrottamente a una sconosciuta pensando che era mia madre. Si gira e mi fa, ma io ti conosco? Allora dovete sapere che io... No, 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 zitto proprio, ce l'ho fatto anche io questa cosa, stessa davvero. Stessa cosa io quando ero piccolo. Io quando ero piccolo è meglio con una. A me fu molto peggio, fammi raccontare. Allora, stavo in spiaggia, tipo mio padre mi voleva comprare dei giocattoli. Mi incazzate tantissimo lui e iniziai a dare dei pugni nelle gambe. Si girò il signore, non era mio padre ma un altro, quindi riempì di mazzate un signore random. Sono serio, fu epico, ero tipo all'elementare. A parte quindi già il problematico già da piccolo, hashtag Valerio con problemi già da piccolo. Un po' che mi sta scelendo, va bene, hashtag. Comunque, no, no, a me invece è capitato semplicemente di abbracciarla una tipa sul rifragio. Però le gambe le abbracciai, visto che ero nana. Wow, ero violento da bambino, invece tu... Io no. Donna di 20 anni, quando faccio sesso con il mio ragazzo, ogni tanto quando lui è sopra e sento di scorreggiare urlo più forte, in modo che non sente niente. No. Allora, è un genio questa ragazza, cioè perché pensa che figura di merda che farebbe. Pensa il fidanzato convinto. Oh, sì, le sto facendo capire. No, in realtà non sto facendo proprio niente. Anzi, ti sto scorreggiando addosso. Vabbè, epica questa donna, la ammiro. Tu ammiri tutta la gente un po' con problemi. Questa cosa so che dovrebbe far intuire qualcosa alle persone. E ti ammiro tanto. Yeah, no, io ammiro tanto te. Il video di oggi finisce qua, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate 600 mi piace e seguite il nuovo episodio di In Segreto. Condividete il video ovunque vi vogliate, commentate, mettete mi piace ovviamente. Seguiteci su tutti i social di questo mondo esistenti, soprattutto ripeto ancora una volta Ask, che è fondamentale. Io tengo Ask. E al prossimo video!